Benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio analizzare con voi una delle tecniche più famose del mondo di Dragon Ball. E no, non è il Super Saiyan, ma l'Ultra Istinto. Questa tecnica permette a chi la padroneggia di accedere ad uno stato mentale che consente al corpo di agire in maniera automatica. E questo possiamo vederlo da Whis durante gli allenamenti di Goku e Vegeta, da Beerus durante l'esibizione degli Zeno che viene colpito da Mosco perché la sua tecnica è ancora imperfetta, e dallo stesso Goku. Quello che voglio analizzare oggi con voi è capire se questa tecnica è frutto della fantasia o se sia reale, e in tal caso capire se è possibile utilizzarla in tutti gli sport oltre a quelli di combattimento. Nella cultura giapponese esiste un particolare stato mentale, il Mushin, o Wuxin in cinese, che in italiano significa senza mente, ovvero una condizione irraggiungibile solo con la meditazione o con le arti marziali. Questo stato mentale permette di agire in maniera libera e di reagire nei confronti del proprio avversario senza esitazioni e senza disturbi provenienti da altri pensieri. Non è uno stato di rilassamento, perché la mente lavora a una velocità molto più elevata, ma senza intenzioni, piani o direzioni. Un marzialista deve quindi allenarsi per molti anni, questo perché solo ripetendo i gesti migliaia di volte si può riuscire ad eseguirli spontaneamente senza un pensiero cosciente, diventando più efficace in combattimento o in qualsiasi altra cosa. Questa tecnica non credo sia adatta solo a chi pratica sport di combattimento, ma penso sia utilizzabile in qualsiasi altro sport, perché non si tratta di puro e semplice istinto, ma di una vera e propria accelerazione della nostra mente. Iniziamo analizzando prima il funzionamento del nostro corpo. I nervi sono importanti strutture del sistema nervoso periferico e hanno l'importante compito di trasportare gli impulsi nervosi dal sistema nervoso centrale alla periferia e viceversa. Nel corpo umano esistono due tipologie di nervi: nervi cranici e nervi spinali. I nervi cranici hanno origine nell'encefalo e innervano la testa e il collo. I nervi spinali invece originano nel midollo spinale e innervano le altre parti del corpo. A seconda del tipo di assoni che li costituiscono, i nervi possono ricoprire tre funzioni: motoria, sensitiva e mista. Il nervo sensitivo conduce gli impulsi nervosi dalla periferia verso il sistema nervoso centrale. Il nervo motorio conduce gli impulsi nervosi dal sistema nervoso centrale verso la periferia. E i nervi misti possono agire come nervi sensitivi o nervi motori. Semplificando, i nervi sensitivi trasportano le informazioni dagli organi di senso al sistema nervoso centrale, che le elabora e dà una risposta motoria ai muscoli tramite i nervi motori. E così, grazie a questa complicata rete nervosa, possiamo agire e reagire durante lo svolgimento di un qualsiasi sport. La differenza che ritroviamo tra un praticante medio e un professionista, oltre alla tecnica e alla forma fisica, è quello che in Dragon Ball Super viene denominato Ultra Istinto. Infatti, gli sportivi di alto livello riescono a ridurre il tempo di reazione, aumentando la velocità di questi impulsi fino a far diventare un'azione automatica, quasi involontaria, proprio perché in quel momento la mente rimane vuota da qualsiasi altro pensiero e quindi concentrata su un'unica cosa. Proviamo adesso a fare un esempio pratico. Nel film Borg McEnroe troviamo lo scontro tra due figure emblematiche del tennis, diverse tra loro. Durante il film ci viene mostrata la giovinezza di Borg e la sua incapacità nel mantenere la calma durante una partita, provocandogli sconfitte su sconfitte. Ad un certo punto viene obbligato dal suo allenatore ad assomigliare ad una pentola a pressione, non esternando alcun tipo di emozione, concentrando tutta la sua rabbia nei suoi colpi, per mantenere così la mente libera da altri pensieri e raggiungere quindi lo stato mentale, l'ultra istinto, che lo porterà poi a vincere. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Fatemi sapere qua sotto con un commento se secondo voi l'ultra istinto è reale o è frutto della fantasia dell'autore, perché il mio parere lo avete e adesso io voglio sapere il vostro. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione trovate tutti i miei social se volete per caso seguirmi. Quindi ragazzi, da Cappello di Paglia è tutto, noi ci risentiamo prossimamente con un nuovo video, sperando non passi di nuovo un'eternità. Ciao a tutti!